Do la parola volentieri a Gabriele Barbi, che è professore associato qui all'USI, storico dei media, giovane storico dei media, che ci sorprende affrontando il tema della digitalizzazione non come abbiamo fatto finora a più riprese oggi, cioè chiedendoci come la digitalizzazione può influire sulla memoria, rischi, opportunità, eccetera, ma partendo dal presupposto che la digitalizzazione ha già una sua memoria che è scandita da alcune pietre miliari che adesso andremo a vedere assieme a Gabriele Balbi. Prego. Grazie, grazie Alessio, grazie dell'invito, vi porto i saluti dell'USI, diciamo, visto che siamo qui, sì. Quindi, ufficialmente in qualche modo. Allora, come diceva Alessio, il mio sguardo è sensibilmente diverso da quello degli altri. Chiamerei una specie di ontologia critica della digitalizzazione. Per non farvi lasciare l'aula, vi spiego un attimo. Cosa intendo? Sono uno storico dei media, quindi ritengo e sostengo che la digitalizzazione abbia una sua storia che almeno parte dall'Ottocento per alcuni aspetti e che arriva fino ad oggi. Poi se volete approfondiamo, ma il punto centrale per me è che la digitalizzazione ha costruito una propria memoria, diciamo così, ha una memoria di se stessa, per prendere le tue parole, si autonarrata nel corso del tempo. E questa autonarrazione, ed è il punto su cui concluderò, ha un valore politico. Un valore determinante da diversi punti di vista, e ci arrivo. Adesso volevo farvi un po' un pantheon di quali sono i miti e comunque le memorie legate alla digitalizzazione. È sicuramente una memoria di personaggi, di eroi, direi. Quindi ho messi alcuni, uno è già stato nominato precedentemente, da Gino mi pare Alan Turing, ma ce ne sono molti altri, Norbert Wiener, quindi la cibernetica, CERF, quindi l'origine del TCP/IP. Due miti fondamentali stanno lì al centro, un po' più giovani, Steve Jobs e Bill Gates. Miti futuri, uno potrebbe essere Elon Musk e l'altro potrebbe essere Jack Ma, anche se al momento si è ritirato da Alibaba. Questo è molto importante perché la digitalizzazione ha creato i suoi personaggi. Se nel passato i personaggi erano politici, magari, non so, militari o qualcosa di questo tipo, oggi c'è un signore che si è spento qualche anno fa, che è Steve Jobs, che ha una statua al centro di Budapest. Cioè una città decide di mettere una statua e mette quella di Steve Jobs. La digitalizzazione crea i suoi eroi, per me è il mio punto. Ma la digitalizzazione anche ha creato una memoria fatta di luoghi e di aziende simboliche. Nella storia della digitalizzazione ho voluto mettere appunto la vostra sinistra Olivetti, che in qualche modo diventa simbolica di un inizio della digitalizzazione, di una transizione, diciamo, tra tempi analogici e digitali. Per inciso, secondo me non c'è nessuna transizione, ma magari torniamo dopo. Sicuramente il luogo simbolo centrale oggi è la Silicon Valley. Ricordo che nella Silicon Valley c'era anche l'azienda di un certo Thomas Edison nel 1800, era insomma l'inventore della lampadina e di molte altre cose. Un luogo simbolico, 30.000 abitanti, ad esempio Menlo Park, dove oggi c'è la sede di Facebook e dove c'era la sede della Edison Company 100 anni fa. Forse in futuro ci sarà una zona del mondo che è vicino a Shenzhen, in cui oggi appunto ci sono varie compagnie, la più forse famosa è Tencent, WeChat, forse l'avete sentito nominare, un'altra azienda, un altro luogo simbolo. Parlerò ancora di aziende e luoghi simbolo. La digitalizzazione viene spesso raccontata, ha costruito la propria memoria anche attraverso tecnologie, attraverso media, attraverso devices digitali. A partire da sinistra a destra, l'ENIAC, uno dei primi computer, siamo appena dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, fino ad arrivare ai vari modelli di Apple, qui ho deciso di mettere l'Apple II, siamo nella seconda metà degli anni 70 del Novecento, fino alla digitalizzazione e anche telefonia, anche se ce lo ricordiamo poco, un modello molto simbolico di telefonia come il 3330, la Nokia decide di rifarlo un paio di anni fa. La digitalizzazione ha la sua memoria, la digitalizzazione guadagna attraverso la sua memoria, e tornerò su questo punto alla fine. E forse appunto Alexa potrebbe essere la nuova tecnologia simbolica del futuro, ma una cosa è sicura, guardando dal punto di vista storico, tutto quello che diciamo oggi probabilmente sarà smentito nel giro di pochi anni, perché le grandi previsioni del passato sono spesso state smentite, e penso che in questo caso questo momento storico non farà eccezione. Quindi se ci ritroviamo tra 10 anni ci diremo di aver sbagliato qualcosa sicuramente. La digitalizzazione ha anche una sua periodizzazione, e in particolare c'è una periodizzazione molto standardizzata che
storici hanno contribuito a, insomma, a rinforzare. Si è sempre detto, insomma, dagli anni 50-70 i computer erano nelle mani dei governi, quindi i computer erano abbastanza cattivi. Poi finalmente la controcultura americana tra la fine degli anni 60-70 e poi l'80 ha liberato il digitale, ha liberato il computer. Poi ci raccontiamo la storia che la digitalizzazione sia entrata nella vita quotidiana tra l'80 e il 90 con i personal computer, con la telefonia mobile, soprattutto direi con la telefonia mobile del 93, ad esempio il World Wide Web, quindi il rilascio del World Wide Web. Poi ci siamo detti, e qui diciamo nel corso degli anni 90 si è creduto, si è percepito che la digitalizzazione fosse essenzialmente buona, qualcosa di positivo, qualcosa che ci avrebbe aiutato nella nostra vita, diciamo. Arriva poi nel corso degli anni 2000 qualcosa che si chiamano i social media, del 2004 Facebook, 2005 YouTube, sono un po' due date simbolo, cosiddetto 2.0, e da lì arriva una grande retorica con cui la digitalizzazione si narra, cioè la digitalizzazione rivoluzione. Tutto quello che c'era prima noi non dobbiamo più considerarlo, digitalizzazione è qualcosa di nuovo e quindi narra se stessa come rivoluzionaria, oggi trasformativa, della verità, perché si parla più di trasformazione che di rivoluzione negli ultimi anni. Ma un'altra cosa negli ultimi 10 anni, che questa non piace molto alle aziende a dire la verità, è le nuove narrazioni che si legano a digitalizzazione, che non sono autonarrazioni in questo senso, sono quelle della sorveglianza e del controllo. Quindi la digitalizzazione è cattiva e non più buona, come ci eravamo detti prima. È la terza volta che si nomina Umberto Eco quest'oggi con Apocalittici Integrati, che nel 1964, ma i classici sono così, no? Diceva Calvino, nel senso che aiutano a ripercorrere anche in tempi diversi. Domani chissà come verrà narrato. Volevo farvi vedere, ma naturalmente il tempo è un po' tiranno, quindi vi faccio vedere solo una cosa, come anche la memoria della digitalizzazione, questa autorappresentazione, abbia attraversato l'immaginario. Se Stanley Kubrick alla fine degli anni 60 fa vedere un computer cattivo, HAL, HL, se voi aggiungete una lettera fate IBM, aggiungete una lettera alla H arriva la I, IBM, quindi era una critica al potere dell'IBM, HAL cattivo, non fa rientrare all'interno dell'astronave l'astronauta che era fuori. Poi negli anni 80 arriva invece una visione della digitalizzazione e del computer molto diversa. War Games, secondo me, è molto indicativo, il bambino che giocando salva il mondo, perché riesce a far capire il computer che la guerra nucleare è una cosa cattiva. Il computer alla fine dice: strano gioco, l'unica mossa è non muoversi, e quindi stai fermo, non lanciare i missili. Il computer era un po' impazzito, voleva lanciare i missili. Quello che vi faccio vedere adesso invece è la presentazione di un prodotto simbolico. Siamo nel 2007, l'iPhone, quindi ne parlo dopo. Oggi forse molti di voi hanno visto Black Mirror, che diventa un po' la rappresentazione distopica, come si diceva prima, quindi apocalittica, di quello che è la nostra visione digitale. Ora, 3 minuti, assieme guardiamo la presentazione dell'iPhone e poi diciamo due parole. Vado io, vai tu. Provato, ci provo. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple. It changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one
is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we call it? Aspetta un attimo. And we are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone. Ok, io trovo molto simbolica questa narrazione, no? Questa narrazione autonarrazione è una narrazione storica. Apple ha rivoluzionato tre industrie di media precedenti: 1984 rivoluzione al computer, 2001 rivoluzione all'industria musicale, adesso rivoluzione alla telefonia. Quindi è una narrazione, una autonarrazione di rivoluzione, che io trovo interessante. Seconda dimensione: ricostruisce una memoria della comunicazione in cui Apple è al centro, e a dire la verità non è del tutto corretta, perché se noi ci trasportiamo nel 1984 non era così, c'erano altre aziende di computer che sarebbero potute diventare più importanti di Apple. Terza dimensione, direi, è la dimensione della convergenza dei media, cioè l'idea molto forte negli anni 80, poi sempre via via un po' diversa e meno forte, che prima o poi avremo usato un solo device. Questo non è successo, anzi, ne usiamo tantissimi, magari sono tutti convergenti, questa è un'altra questione, però ecco, ancora oggi, Gino ce l'ha dimostrato e ce lo dimostra ogni anno qui al Möbius, abbiamo vari device. Allora, per fare una critica, e qui poi chiuderò, per fare una critica, diciamo, per dare alcuni spunti in relazione alla memoria della digitalizzazione, vorrei chiudere dicendo alcune cose che partono da questo video, che è un genere molto specifico, un lancio di un prodotto, è in qualche modo un genere, e qui Steve Jobs era un maestro del genere. Secondo me sarebbe interessante capire, uno, chi costruisce questa memoria? Chi costruisce la memoria della digitalizzazione? Per me la prima risposta sono anzitutto aziende. Quindi sono privati che hanno interessi economici che costruiscono una memoria della digitalizzazione, addirittura una storia della digitalizzazione, come ci è stata proposta da Steve Jobs. Poi ci sono anche utenti che costruiscono la memoria della digitalizzazione e che in genere sono un po' nostalgici delle tecnologie che usavano, ci torno. Poi ci siamo anche noi accademici, che abbiamo contribuito anche a fare grossi errori nella costruzione e nella fissazione di una memoria della digitalizzazione, di una sua storia che sembra sempre fissa e un po' stereotipata. Poi ci sono addirittura anche recentemente romanzieri come The Game di Baricco, che di fatto è una storia dei media digitali, l'ennesima storia dei media digitali raccontata più o meno nello stesso modo. Come si costruisce la memoria della digitalizzazione? Secondo punto, si costruisce con eventi e momenti classici. Direi che c'è un pantheon quasi di figure sacre, e del resto anche la parola pantheon rimanda alla sacralità. Deve essere una memoria facilmente riconoscibile e una memoria piena di mitologie. Avremo qui in USI una conferenza il 31 gennaio, l'abbiamo chiamata Ripensare i miti digitali, cioè quanto la digitalizzazione abbia costruito una serie di miti che l'hanno spinta e l'hanno fatta circolare velocemente. Un mito sicuramente quello che la digitalizzazione porti a democrazia, porto internet, porto a democrazia, niente di più falso. Però la digitalizzazione si collega, insomma, alle mitologie. E arrivo all'ultimo punto, cui volevo appunto chiudere, da cui sono partito. Tutto questo configura delle politiche della memoria, cioè una memoria che aiuta a raggiungere alcuni fini, alcuni obiettivi. È una memoria stereotipata e abbastanza monolitica, ma al tempo stesso è variabile.
Questo ci dice quindi di quanto questa memoria possa cambiare, a seconda anche di diverse aziende che acquisiscono più o meno potere nei vari mercati, quindi c'è un potere della memoria. Secondo punto, secondo me, queste politiche della memoria ci fanno chiaramente vedere come la memoria e la storia della digitalizzazione sia raccontata per lo più dai vincenti e quindi esclude tutte le aziende, ma anche le idee perdenti che nel passato sono state importanti. Per me l'esempio principale qui è la rivoluzione digitale, questa idea appunto raccontata dai vincenti che la digitalizzazione rivoluzionerà tutto, niente sarà più come prima. Agganciato a tutto questo, in 13 secondi, questa è una memoria orientata al futuro, cioè siamo sempre alle soglie di grandi cambiamenti che arriveranno. Se fate conto, la digitalizzazione porterà benefici, la digitalizzazione arriverà a farci scaricare entro 10 anni tutta la nostra mente. Penultimo punto, è una memoria materiale in qualche modo ed è una memoria nostalgica. Gli utenti in particolare ricordano gli usi delle tecnologie e un'azienda di videogiochi come la Sega, 1.5 anni fa, rimette sul mercato Sega Mega Drive, con cui giocavo io 25 anni fa, però acquistato dagli utenti, pare con grande interesse. Ultimo punto, è una memoria che molto spesso è ricostruita a vantaggio delle aziende e mi spingerei a dire del neocapitalismo. Cioè, l'idea è che la digitalizzazione e la memoria della digitalizzazione in questo è fondamentale, si autonarre come qualcosa di inarrestabile, indispensabile. Non si può bloccare la digitalizzazione, non solo non si può, non si deve. E quindi in qualche modo questo secondo me è come dire, insomma, investite sulla digitalizzazione perché quello è e non si potrà cambiare. Grazie. Molte grazie per questo sguardo davvero originale, questa autonarrazione che ha un valore politico, è molto interessante. E mi viene in mente un libro che va per la maggiore in questo momento, che è appena stato tradotto anche in italiano, tra l'altro, che è Il capitalismo della sorveglianza, della Zuboff. Ecco, probabilmente questa è una delle derive inevitabili, questa del capitalismo della sorveglianza. Do adesso la parola per terminare a Sara Aye Aziz, che è responsabile degli archivi video della RSI, che ci parlerà archivi digitali e servizio pubblico, chiedo scusa. Prego. Allora io vi saluto e vi ringrazio anche per l'invito. Sono qui al posto appunto di Milena Folletti, che doveva essere qui oggi con noi. Mi ha scritto per scusarsi e per salutarvi, per ringraziarvi anche per l'invito. Visto che ho preparato appunto questa presentazione in fretta e furia, mi permetto di tenere qua gli appunti e spero che sarete clementi nei miei confronti. Io sono felice di essere qua per dare il contributo appunto della RSI, per parlarvi degli archivi della RSI e per portarvi un caso concreto digitalizzazione. Per cominciare vorrei subito mostrarvi un video per sfatare il luogo comune dell'archivio come un luogo statico, polveroso, una cantina buia dove lavorano persone strane, magari anche un po' mal frequentato. Non c'è il suono. Si è rovinato l'effetto sorpresa così. Questo che abbiamo appena visto era il nostro robot, faceva parte di un progetto che si chiamava Beta Suisse, che è durato una decina di anni e che è terminato già un paio d'anni fa. Adesso il robot è stato donato alla SUPSI per un laboratorio di robotica ed è un robot che ci ha permesso di digitalizzare la maggior parte dell'archivio, quello su formato beta, e non solo della RSI ma anche quello delle altre unità aziendali, quindi in parte della RTS
in parte anche, anzi soprattutto quello della SRF, che ha digitalizzato tutto il suo patrimonio di beta attraverso questo progetto. Ecco, quindi il tema della conservazione della memoria e dei supporti soprattutto è un tema che è stato affrontato anche in RSI, quindi che si parli di tavolette di argilla, di papiri o di supporti legati all'audiovisivo, ecco, sono dei temi che noi conosciamo, quindi il sapere, la conservazione di questo sapere e la trasmissione del sapere. E non da ultimo, noi adesso parliamo molto di accessibilità. C'è una frase di Derrida che è molto interessante, di Jacques Derrida, che dice «Nul archive sans dehors», non esiste un archivio senza l'esteriorità. E quindi questo fa capire quanto questa accessibilità è importante, sia importante, e fa capire anche perché gli archivi sono stati al centro di discussioni strategiche in seno alla SSR negli ultimi anni. Da dove siamo partiti è stato un viaggio piuttosto lungo e a questo punto vi mostro già un altro video, che non è il video dell'allunaggio, che magari qualcuno di voi sa non abbiamo nei nostri archivi, però è comunque un video di un momento importante per la Svizzera italiana. I ticinesi hanno sempre sentito come una durezza e come una ingiustizia il fatto di non poter fruire sullo schermo delle immagini e delle voci che erano trasmesse dalla televisione svizzera. Oggi questo desiderio è completamente appagato e abbiamo il sentimento anche in questo campo di aver ottenuto la parità con le altre stirpi della Confederazione. Mute le rocce, ci tendono le mani, sorride la festa che splende nel sole, ancora uno sforzo, ancora un anelo, serviti nel cielo, padroni del mondo. E su, e su, e su, ci aspetta brillante la vetta lassù, e su, e su, e su, ci aspetta brillante la vetta lassù. Ecco, quindi si trattava del momento della posa del ripetitore sul San Salvatore. Non riesco più a girare. Ecco. Quindi la SSR e la RSI hanno tra i loro obiettivi e obiettivi strategici quello di preservare a favore preservare la memoria audiovisiva del paese. È appunto una delle missioni del servizio pubblico per cui noi abbiamo anche un obbligo legale, e in RSI questo obbligo legale si è formalizzato intorno agli anni Ottanta, quando ha cominciato a organizzarsi l'archivio, che tra l'altro ha mantenuto più o meno la forma dell'epoca. E già negli anni 2000 abbiamo cominciato a parlare di digitalizzazione in RSI, non soltanto per l'archivio ma proprio a livello di processi, quindi siamo nel 2019, è già passato un pezzetto. Quindi come contenuto contenente l'archivio audiovisivo a un certo punto diventa un prisma attraverso il quale si creano dei ricordi, però bisogna fare attenzione a questo concetto di ricordi, perché l'archivio non è soltanto nostalgia, è proprio l'espressione del valore culturale, di un patrimonio culturale. E soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui i distributori come per esempio la Cablecom, la Swisscom, la Cablecom voglio dire l'UPC perché credo che non esista neanche più, stanno cercando anche loro di creare dei contenuti, l'archivio acquista un valore anche economico, ma anche un valore in più per il servizio pubblico, perché appunto riguarda proprio il patrimonio audiovisivo e quindi è un contenuto che abbiamo soltanto noi. La RSI racconta il mondo, racconta la Svizzera italiana, la cultura del territorio, le tradizioni, e questo lo fa da un'ottantina d'anni.
Quindi porta nelle case delle persone la storia con la S maiuscola, ma anche la storia delle persone, di tutti noi, in modo anche piuttosto umile. E quindi nel 2017, proprio sulla base di questa riflessione, si è deciso di adottare un nuovo claim, un nuovo slogan per tutta l'azienda. Prima era RSI parte del tuo mondo ed è diventato RSI la tua storia, proprio per sottolineare l'importanza e il valore del rapporto che la RSI ha con il proprio pubblico. Quindi la scelta di associare alla propria immagine il patrimonio audiovisivo, quindi un bene collettivo che va restituito anche alla gente, è una scelta molto forte, molto molto forte, che la dice anche lunga sull'importanza appunto della memoria, ma anche del ruolo culturale che gioca la RSI sul territorio. Adesso nel concreto di cosa parliamo quando parliamo di archivi o di teche, che è il nome del settore. Quindi concretamente, cioè, prima di tutto bisogna sapere in che contesto ci muoviamo. Siamo un'azienda mediatica e quindi siamo perennemente in una situazione di doppio legame. Da una parte abbiamo le tempistiche molto strette che sono tipiche della produzione televisiva, soprattutto dell'informazione, e da un'altra abbiamo questa necessità o questo obbligo addirittura legale di avere un occhio su quello che produciamo, perché a un certo punto tutto questo materiale acquisirà una dimensione patrimoniale. Quindi questo doppio legame fa sì che quando nell'operatività di tutti i giorni evidentemente c'è una situazione molto interessante e molto eccitante, anche perché bisogna fare tante cose, però è anche una situazione estremamente complessa, soprattutto per chi lavora in archivio, perché bisogna essere perennemente a disposizione del programma, bisogna perennemente avere un occhio su quello che è il presente, però già con uno sguardo al futuro per gestire il passato, ecco. Quindi quello che facciamo, adesso vi elenco un po' di attività che sono molto interessanti. Quindi prima di tutto archiviamo tutto il diffuso di produzione propria, quindi radio, televisione e anche web, adesso stiamo attaccando anche il web. Abbiamo circa 500, un patrimonio di, 500.000 ore di contenuto. Diamo supporto prima di tutto alle redazioni, questo è un lavoro di tutti i giorni, abbiamo un centro di ricerca, un desk. Diamo supporto anche ai ricercatori, agli studenti se hanno bisogno, ma anche al pubblico, che può venire direttamente in sede con un appuntamento se vuole accedere ai nostri archivi, oppure può accedere ai nostri archivi tramite la nostra banca dati, in realtà è un motore di ricerca che si chiama M-Museo, che è presente in 40 biblioteche della Svizzera italiana, e adesso stiamo mettendo in piedi anche altre 60 postazioni nel resto della Svizzera, dalle quali si potrà accedere anche alle banche dati della SRF e della RTS. Facciamo tantissime collaborazioni, ve ne cito alcune perché sono veramente tante. Abbiamo fatto per esempio un totem multimediale, non so se lo conoscete, per un periodo ce n'è stato qua uno all'università, non so se c'è ancora. Sempre con la SUPSI adesso, e ve lo farò vedere dopo, stiamo lavorando sulla realtà aumentata, quindi abbiamo un'app che stiamo per lanciare. Sempre riguardo alla realtà aumentata abbiamo una partecipazione al Museo delle Dogane, sempre appunto con questo percorso, sono degli occhialini ed è un percorso molto interessante da fare, e anche all'HAC. E poi arricchiamo dei altri progetti, per esempio abbiamo una bella collaborazione con l'Archivio delle Donne, con un sito che si chiama Donne Storie, e potrei andare avanti così perché sono veramente tanti progetti. Poi cosa facciamo ancora? Produciamo programmi, quindi programmi anche fatti con materiale d'archivio, abbiamo dei contenuti sul web, sul Play, che non so se conoscete, se non lo conoscete andate a vedere che cos'è. Abbiamo dei contenuti d'archivio, dei dossier d'archivio sull'HBBTV, sul tasto rosso, e poi siamo presenti con una pagina Facebook che è un grande successo. Non ce la farò mai, te lo dico. Più di recente partecipiamo anche con la Fondazione del Patrimonio Culturale della RSI a un progetto che si chiama La Nostra Storia.ch, anche questo è un sito molto bello, se avete un po' di passione per la storia, per gli archivi, andate a vederlo perché veramente, vale veramente la pena. E poi, ciliegina sulla torta, da quest'anno abbiamo anche aperto i nostri archivi agli editori privati. Adesso vi faccio vedere
velocemente questo video. È molto di più del di un libro virtuale da sfogliare sul centro sportivo di Tenero. Questo totem, suddiviso nelle tre lingue nazionali, pensato anche per i giovani che vengono dal resto della Svizzera, racconta molte cose. Un viaggio multimediale percorso insieme a molte persone presenti in sala e ad un Rodolfo Feignert, primo direttore del centro sportivo di Tenero, visibilmente commosso. Realizzato dalle teche della RSI, il totem attinge i preziosi materiali audiovisivi che qui si possono riscoprire. Un catalogo multimediale suddiviso in diversi momenti, da quelli più significativi che ne hanno segnato la storia, come la posa della prima pietra nel 1983 da parte dell'allora consigliere federale Georges André Chevallat, ai campioni che sono passati da qui e che hanno scritto una pagina importante dello sport. Ma è pure possibile addentrarsi nella scuola professionale sportivi d'élite o conoscere tutte le manifestazioni sportive. Ecco, e a questo punto mi sembra abbastanza chiaro, quando parlavo di accessibilità, quello che volevo dire, appunto. Quindi questa accessibilità e la digitalizzazione vanno di pari passo per noi. La RSI è stata all'avanguardia a livello nazionale, ma anche internazionale, a livello di processi di digitalizzazione e anche per l'archivio. E ovviamente tutto questo però non è stato facile, perché è stato un grandissimo lavoro. Solo per citarvi alcuni aspetti che possono aver influenzato questa grande operazione, semplicemente l'adattamento alle nuove tecnologie, la collaborazione interna tra le persone, che non è mai una cosa evidente, tutta la questione legata ai supporti originali: cosa facciamo, li teniamo, li buttiamo una volta che li abbiamo digitalizzati? E questa sembra niente, ma per un archivista è una questione molto importante. Poi abbiamo tutta la problematica legata alla gestione dei diritti, che variano tra televisione, web e radio, e tutta la gestione ovviamente che riguarda, cioè tutta la gestione appunto dei dati, della migrazione e quindi della consistenza dei fondi. E poi non da ultimo abbiamo chiaramente tutto lo sforzo finanziario che vi lascio immaginare per un'operazione del genere che è durata appunto anni. Quindi adesso concludo. In due parole, qual è stata la nostra esperienza nel concreto? Io ho due parole in mente: la responsabilità e la volontà. E come vedete non sono parole tecniche, non c'è una formula magica. La volontà prima di tutto, perché bisogna avere una consapevolezza dell'importanza del patrimonio audiovisivo e visto che sono processi così complicati bisogna insistere e avere appunto questa volontà. E poi la responsabilità, che è anche un po' nella natura del servizio pubblico, di conservare questo patrimonio e quindi in principio di creare un contenuto che sia un contenuto di qualità. Noi non ci fermiamo, perché appunto stiamo andando avanti, e sottolineo giusto en passant che siamo un team relativamente piccolo, quindi facciamo veramente tante cose. E appunto vi dicevo che non ci fermiamo, vi parlavo prima di quest'app di realtà aumentata che stiamo preparando con la SUPSI, ve la faccio vedere, è un'anteprima, è un progetto molto semplice e molto carino. E ve lo faccio vedere perché proprio settimana prossima lo presenteremo alla Federazione Internazionale degli Archivi Audiovisivi, perché siamo finalisti appunto per un progetto, appunto per il miglior progetto di valorizzazione a livello internazionale. Through the use of modern augmented reality technology, RSI AR Archives brings a new audience closer to the great richness of our archival contents. The augmented reality technology is one of the most active trends due to the fact that it's innovative, simple to use, and that you can practically find it in all mobile devices. The RSI AR Archive application is able to determine in real time the position of the user and place all the audiovisual content selected from our archives in the space around. To be in a place and to be able to freely decide to take a step back in time allows you to learn about history, but can also evoke personal memories. RSI AR Archive is the tool that allows you to have your history in your hand. Grazie. Quante cose fa la RSI, ha fatto in 80 anni per la nostra valle di 100 chilometri, dico valle appositamente perché forse, spero di non esagerare, senza la RSI, soprattutto guardando i decenni passati,
saremmo una valle come la Valtellina, per esempio. Nulla contro la Valtellina, anzi, dignitosissima, grande valle, però non è la stessa cosa. E volevo tornare un attimo sullo slogan. Uso una parola antica, slogan, suona veramente preistorica. Gli uomini e le donne di marketing usano payoff o un altro claim. Quando dice RSI, la tua storia, si sa chi ha inventato questo slogan, che è bellissimo perché per la nostra giornata ci aiuta a riflettere sulla polisemia della RSI, la tua storia. Vuol dire la tua storia individuale, cioè la tua memoria, e la tua storia nel senso della storia della tua comunità. Quindi memoria e ricordo insieme. Quindi veramente uno slogan azzeccato. E io mi fermo qui perché abbiamo ancora grosso modo una ventina di minuti. Io direi di fare così: se qualcuno al tavolo ha qualche impellente motivo, ma non voglio scoraggiare, impellente motivo per commentare qualcosa che è stato detto che l'ha colpito veramente in maniera particolare, lo pregherei o la pregherei di prendere la parola rispetto a qualcosa che... Come? Ah, potete stare anche al vostro posto e senza più venire al pulpito. Se c'è qualcuno di voi appunto che è stato particolarmente colpito da qualche riflessione sul nostro tema, se non è così... No, sì, c'è. No, io ho trovato di fare la memoria della cultura digitale una cosa importante perché è vista completamente da un angolo diverso e merita infatti di conoscersi, perché il problema è questo, è che quando cambiamo della base della nostra cultura e stiamo esattamente a fare questo, la più parte della gente non si accorgono, e allora quando tutto si è rimesso in posto la cosa entra dentro l'invisibilità, come è entrato la scrittura, l'abbiamo tenuto per scontato da Platone e poi. E questo direi, se vale la pena di fermarsi sulla possibilità di raccontare questa storia che è molto recente, più si dimentica. C'è qualcuno che vuole dire ancora qualcosa? Io darei la parola al pubblico e, come promesso in prima battuta, forse a Giorgio Mainini per una domanda vera che ti stai ricordando? Ecco, aspetta il microfono solo un attimo. Grazie mille. Grazie. Comincio dall'ultima cosa che ho visto. Allora, io vorrei domandare a 1000 luganesi, nati, cresciuti, vissuti a Lugano, se sanno in che anno è stato costruito il municipio. Era il 1844, c'è scritto sul frontone. L'unica cosa interessante che abbiamo visto è che a 35 metri si mangia salame. Ecco, se questa possiamo farla passare per cultura, per me va bene, insomma, no? Scusa, però i salami del Gabbani enormi sono entrati nell'immaginario collettivo di tutti. Hai tutte le ragioni. Comunque, in piazza a Lugano la cosa più importante è che a 35 metri si manca salame. Che dietro ci sia un municipio che tutto sommato ha una sua dignità, non se ne... Il cuore è che dedicare, cioè delegare la conservazione alle varie ditte, i vari cloud per intenderci, vuol dire mettere la storia in mano a un consiglio di amministrazione. Basta cambiare un software che tutta la memoria di prima non la vedi più. Il primo oggetto che io ho comperato di memoria esterna era un dischetto flessibile, grande così, che in 450 kilobyte, cioè meno di un quarto di una fotografia fatta con uno smartphone, aveva su tutta la Divina Commedia. No? È del tutto illeggibile. Se la Divina Commedia non fosse stata scritta da qualche altra parte, oggi non esisterebbe più. Ecco, questa è una cosa importante. Un'altra cosa importante è che io vorrei che i sociologi, gli psicologi, tutta quella gente lì che pontifica sulle memorie illimitate, andasse una volta in un centro di calcolo a vedere che cos'è fisicamente una memoria e che cosa diavolo consuma di elettricità e che calore produce. Quindi parlare di crescita esponenziale e di illimitatezza in quei casi lì o è ignoranza o è mistificazione. Hai una domanda in particolare per qualcuno? Per intanto mi fermo qui. Benissimo, grazie mille.
delle tue considerazioni, e per il centro di calcolo ce l'abbiamo portata di mano, quindi possiamo andare a vederlo quando vogliamo. Sì, ah, prego, scusa, non... prego. Grazie, della... molto interessante. Per fortuna non sono sociologo, quindi sono storico. D'accordissimo su un punto, cioè due punti. La fragilità della memoria, che l'hai detto, leggiamo manoscritti del 400 ma non leggiamo floppy da 3,5. E due, sulla sostenibilità della conservazione. Il centro di calcolo svizzero ha un sistema che prende l'acqua a 40 metri sotto l'acqua, raffredda i computer, la rimette a 6 metri quando è un po' più calda. Cioè un sistema di tubi che raffredda il computer. Senza questo sistema non ci sarebbe... Sì, sì, stiamo studiando, abbiamo un progetto di ricerca a Fondo Nazionale sulla storia del CSCS, quindi lo stiamo studiando. E uno di questi, la dimensione infrastrutturale è centrale nel capire... Quindi diciamo, un'altra delle metafore usate dalla digitalizzazione, che è quella del cloud, dell'immaterialità, è un'altra mitologia della digitalizzazione. Bene. Ci sono altre domande in provenienza dal pubblico? Bene, mi sembra... un buon segno, tutto sommato, di grande chiarezza da parte di chi ha proposto i propri contributi. Non dobbiamo... Prego, Paolo Morandotti di Ital Radio, che segue il Möbius da tanti tanti anni. Benvenuto, Paolo. Grazie. Una domanda che riprende gli ultimi due interventi, almeno in parte. Quando si è detto che la rivoluzione digitale e tutti i miti stanno impattando sulla nostra memoria, ho detto al professor Ratti, ne sappiamo qualcosa, nel senso che da tanti anni cerchiamo di capire come queste cose hanno un impatto sulla comunicazione di tutti. No? E allora la domanda è, rivoluzione digitale spesso è associato al... quello che c'era prima non va più bene, appunto, il vecchio va cancellato, il nuovo, qualunque cosa sia, va bene acriticamente, quindi c'è questa sorta di positivismo, neopositivismo che associa il futuro al nuovo, volendo cancellare il passato. Una realtà come le teche della RSI chiaramente... combatte questa visione, giustamente, secondo me, per fortuna. Secondo voi, nell'ambito della comunicazione, diciamo, più tradizionale, quella ancora legata a radio, televisione, mezzi di fruizione un po' più tradizionali, che però hanno ancora un grande seguito, tutto ciò, che impatto ha e che ruolo possono avere ancora questi mezzi nella formazione di una memoria sociale, culturale, dei luoghi ai quali fanno riferimento? Prego, direi Sara o prima Gabriele. Ci vuole un corso, diciamo, per rispondere. Si ha 56 ore, quindi... toccato alcune questioni che a me stanno particolarmente a cuore. Una si chiama nuovismo per me, cioè l'idea che tutto ciò che è nuovo sia positivo o negativo, e noi guardiamo il nuovo con grande estasi e meraviglia. D'altra parte però ci sono anche altre, diciamo, cose collegate. Una, se c'è una cosa che ci insegna la storia dei media è che difficilmente i media muoiono, ma molto spesso si riconfigurano e cambiano. L'esempio della radio è uno dei migliori, perché la radio è cambiata decine di volte nel corso della sua storia, spesso a contatto con altri mezzi di comunicazione. Quando arriva la TV, la radio deve cambiare, la velocità della diretta, specialmente con la telefonata negli anni 70, fa cambiare la radio, il podcast fa cambiare la radio. È sempre radio, certo, è una trasformazione continua. Quindi da un lato, secondo me, la riconfigurazione, dall'altro a me sorprende sempre la persistenza del vecchio. Cioè noi abbiamo dei mezzi di comunicazione che persistono. Quando noi usiamo questa tecnologia, diciamo che è la più nuova del mondo, la continuiamo a chiamare telefono. 1876 Alexander Graham Bell. Questo vuol dire, secondo me, che ci sono dei temi, degli argomenti, delle metafore che noi continuiamo a usare e non riusciamo a vedere, diciamo, in qualche modo la novità, anche perché siamo legati a un modo, a un'abitudine. L'abitudine è centrale, no? nella nostra fruizione con i media. Gino ci ha fatto vedere prima la novità di Microsoft, che in sostanza vuole imitare il libro,
Perché? Perché il libro è ancora forse un oggetto tra i più user friendly che l'umanità abbia inventato, e forse non c'è niente di più tecnologicamente avanzato di un libro che ha 500-600 anni ormai nella sua forma stampata. Questa è la mia opinione. Mauro Dell'Ambrogio voleva intervenire. Un'osservazione, cioè il mito del progresso è anteriore alla rivoluzione digitale, cioè già con la macchina a vapore, cioè questa idea che quel che è nuovo è migliore, cioè risale forse già alla notte dei tempi. Quel che è cambiato è che dal mondo hard questo fenomeno si è oggi sviluppato nel mondo soft, cioè non è più la macchina che porta in sé, che porta, sì, c'è sempre ancora l'hardware che la supporta, ma più che la macchina è l'informazione, è l'immateriale sul quale oggi discutiamo in che misura il nuovo è un bene o un male. In questo senso però penso che l'esperienza ci insegna che come la macchina, dall'idea del gigantismo, oggi sempre di più viene giudicata in funzione ad esempio dell'efficienza energetica, penso che anche probabilmente questa rivoluzione digitale dovrà portarci a dei valori quale l'efficienza conoscitiva, l'efficienza elaborativa, e non soltanto in termini del nuovo, del sorprendente, tutto ciò che arriva in qualche modo è meglio. Molto bene, c'è ancora qualcuno che vuole intervenire dal pubblico? Vedo là in alto, e anche il professor Ratti. Prima andiamo in alto, poi dal professor Ratti. Una questione particolare a De Kerckhoff e anche a Nicola Borioli. A un certo punto lei ha citato Eric Havelock, quando con la rivoluzione della scrittura nel 700 avanti Cristo, no? Che poi riprende Platone nel 400. Lì succede qualcosa di straordinario, perché la memoria che era prima deputata a ricordare le date, le genealogie, non è più tale. La memoria viene spostata sulla carta, sulle pergamene, e la mente comincia a pensare. Lì nasce il pensiero speculativo, nasce la filosofia. Okay? Però non nasce solo la filosofia, nasce anche una nuova maniera, come dire, di processare le informazioni a livello sinaptico nella mente. La mente si ricabla, diremmo adesso. Adesso cosa sta succedendo? Sta succedendo che una memoria ancora più potente è in atto, ma che noi lavoriamo con i metodi di internet, che internet ci trapassa. Cioè sta succedendo che la nostra mente, ma soprattutto quella dei nostri figli, sta imparando un nuovo modo di cablarsi. Quindi le sinapsi avranno una nuova maniera di ragionare. Il ragionamento e la logica, il legame, cioè tenere assieme le cose, nasce grazie alla scrittura alfabetica. Adesso c'è un'altra scrittura, quindi che legame sarà il nostro futuro? Che logica sarà? Sarà una logica paratattica che salta di qua, di là? Che tipo di logica avremo adesso? Questa è la grande sfida, cioè la nuova rivoluzione sarà un cambiamento della maniera di lavorare della mente e delle sinapsi. Well, magnifica domanda, e spero di rispondere una. Adesso sono inquieto dalla problematica, perché la discussione che abbiamo avuto prima di questa sessione su l'intelligenza artificiale e il cambiamento portato dalla traduzione automatica rivela una cosa abbastanza inquietante, che è la possibilità che il linguaggio proprio, che è stato l'algoritmo di base dei nostri comportamenti, se tornate a Vico, no? Giambattista Vico, trovate che il primo sistema di correlazione tra l'uomo e la natura è sensoriale. Poi divengono, come Vico lo spiega, espressione di paura o di desiderio e altre cose. Poi eventualmente emerge il linguaggio. E Vico va anche di più verso la scrittura. E si ferma lì, evidentemente, lui non era nella cultura digitale. Però il problema è questo, che l'algoritmo non ha bisogno di senso, non ha bisogno di coscienza. E anche per le applicazioni le più spettacolari dell'algoritmo, se per caso dobbiamo delegare effettivamente la responsabilità delle decisioni prese nella medicina, nel
consigliere finanziere, nel militare, tutte le cose che oggi sono gestite da una corrispondenza tra linguaggio e un significato, questo non esiste più nell'algoritmo. Il problema è questo, che come funziona un mondo umano senza linguaggio? C'era Nicola Borioli che voleva dire qualcosa, poi Remi Giorati per la domanda che era prevista prima. Sì, è una domanda molto interessante e credo che meriti comunque una riflessione sul concetto di segno, ovvero non possiamo comunicare senza una mediazione. L'uomo è dotato di strumenti che devono passare attraverso dei simboli e attraverso delle forme per comunicare. E le relazioni tra forme avvengono attraverso un rapporto semantico. Quindi non è possibile immaginare che un giorno l'uomo possa prescindere da questo vincolo. La macchina potrà apprendere e imparare a ragionare prescindendo dal tempo e la capacità di introiezione, di far proprio il significato di un segno, l'uomo no. Quindi questo vincolo rimarrà indelebile nonostante ci saranno dei cambiamenti legati alla coscienza, legati alla capacità di memorizzazione e alla capacità di porre in relazione. Dal mio punto di vista, il fatto che le menti stiano cambiando e che quindi vadano nella direzione di una collocazione diversa delle informazioni all'interno della struttura della mente non significa che stiamo snaturando l'essere umano, ma significa semplicemente che stiamo introiettando un nuovo medium. È sempre stato così, lo è stato durante tutto l'arco della storia, il passaggio dalla scrittura alla stampa in realtà non ha snaturato quella che è la caratteristica propria dell'identità umana, che è quella di rapportarsi al mondo esterno attraverso un'appropriazione che passa attraverso i simboli. Ecco, questo. Molte grazie. Remi Giorati, prego. Posso avere un minuto ancora? E poi Luigi Corfù. Se posso avere un minuto per rispondere a Borioli. Sì. E noi siamo qua da 200.000 anni, noi sapiens, sì. No? La scrittura alfabetica nasce 2.700 sì. Anni fa. Okay. Vi rendete conto di cosa è successo in 2.700 anni? Cioè in un centesimo della storia dell'uomo è successo di tutto. Adesso nasce la scrittura, chiamiamola scrittura digitale. Lei diceva prima, giustamente, che il linguaggio è performativo, no? Cioè crea cose. Cosa creerà questo nuovo linguaggio digitale? Cioè io non credo che le caratteristiche umane così siano così universali. Il medium, come diceva McLuhan, trasforma. Quindi sarà molto trasformativo questa rivoluzione. Ok, grazie. Grazie. Prego Remi Giorati. Aspetta che arriva il microfono, per cortesia. Grazie mille. Ecco, io vorrei arrivare alla dimensione che rimane veramente scoperta, quella politica, quali sono le conseguenze sulla politica di questi cambiamenti e come l'amico Mauro Dell'Ambrogio, anch'io sono partito dalla carta carbone e oggi cerco di seguire per quel che posso tutte le novità dei nuovi aggeggi e dispositivi digitale. Nel nostro percorso che abbiamo fatto credo che abbiamo vissuto molto la tematica della mediazione culturale. In fondo ci siamo trovati in diverse posizioni a fare questo, penso ai partiti, penso a tutte le commissioni di milizia che abbiamo vissuto, alle associazioni. Io sono stato 2 volte 12 anni presidente di Coscienza Svizzera, che si è associato anche al Mobius in questa operazione. Ecco, oggi vediamo che tutti questi mediatori culturali stanno quasi per affogare, non riescono più a fare la propria funzione e quindi mi chiedo, e ce lo chiediamo nelle nostre associazioni, l'analisi SWOT è diventata tipica per vedere dove ci porta e quindi uno degli scenari è chiudere. Tantissime associazioni chiudono o stanno per chiudere non solo perché non vengono più finanziate, qualcuno dice ma non siete più necessarie perché oggi
ci sono altri strumenti. E qui vedo un vuoto enorme che nessuno sta veramente riempendo, e quando si parla di responsabilità si arriva, ci sono responsabilità individuali, responsabilità collettive, ma il collettivo lo lascio a un dittatore? No, lo voglio una mediazione. Magari qualcuno di voi ha una pista per andare in... C'è qualcuno che ha una pista? Sì, io certamente questo aspetto, si funziona. Questa domanda è assolutamente pertinente. Le basi, diciamo, delle cose che ho discusso prima sul gemello digitale concernono solo il sviluppo psicologico individuale e personale che possiamo immaginare come una delle cose che arriva. Ma l'altro è il social credit di Cina. I social credit che sono una spia permanente, ma non solo una spia, una valutazione permanente, che eventualmente anche ti impediscono di prendere un aereo, di prendere un treno. 1.700.000 persone si sono visto rifiutare questo diritto l'anno scorso. Non è necessariamente, diciamo, una discussione politica sulla Cina, che voglio dire. Io penso piuttosto che il problema sociale oggi e che i pericoli che siamo a confrontare, che è certamente la problematica dell'ambiente, come fermare la gente a sempre usare il plastico, o fermare anche le industrie a fare le cose, come proteggersi con gli attacchi permanenti e ancora più minacciante adesso del terrorismo, vuol dire una spia generalizzata. In America si chiama surveillance capitalism, è quello della Shoshana Zuboff, che è ancora negoziare la dimensione individualistica, che è molto forte in America e che è anche forte in Europa, evidentemente, e che non è un ostacolo importante nel mondo asiatico, ancora meno in Cina, dove non ci, diciamo, c'è una società dove la comunità ha sempre avuto priorità sull'individuo. Da noi prenderà più tempo, verrà molta resistenza, ma io lo sento che nella natura propria del sistema, del sistema digitale, questo tipo di conoscenza, di controllo esterno è, diciamo, in corso. Allora la politica, io a un momento ho scritto che nel futuro non avrò più bisogno di governo, perché questo governo sarà fatto automatizzato, come tante altre cose. Era una battuta, evidentemente, però l'idea che i due elementi della nostra vita, l'elemento personale e l'elemento sociale, sono tutti due profondamente cambiati dal sistema. Grazie mille, Derek. Dobbiamo chiudere con un'ultimissima domanda. Il vicepresidente di Coscienza Svizzera, Luigi Corfù, che fa una domanda effettiva. Prego. Devo dire che più che una domanda è una constatazione. Ho goduto questa giornata perché è stata interessantissima, a partire dalla domanda che hanno posto gli studenti, che hanno detto: viviamo in un mare di informazione, come orientarci? La mia risposta a quest'ora, avendo sentito tutti voi, è che per fortuna questa risposta si può rispondere a questa domanda dicendo l'esempio. Noi credo che sopravviveremo a tutto quello che arriverà, ai cambiamenti, attraverso le personalità che sono da esempio, i forbilt. E sono molto contento perché tutti quelli che hanno parlato prima sono dei veri forbilt. Mi immagino che i professori della SUPSI per i loro studenti sono il vero mezzo per acquistare una personalità, per acquistare la competenza necessaria a muoversi in questo mare. Quindi un grazie, penso, a nome di tutti. Grazie a te, Luigi. Dobbiamo chiudere, però c'è ancora la premiazione. Vi prego di non andare via, restate incollati dove siete. Passiamo subito alla premiazione. Abbiamo due premi da assegnare: il premio Moebius Giovani e il Gran Premio Bius per l'editoria Mutante. E saremo brevi. E do la parola a Augusto, gran cerimoniere. Non è vero, è semplicemente per mettere un po' a posto le cose. Prego, potete accomodarvi, no? E
direi che è utile che non siate lì, perché se poi ci sono delle fotografie siete lì impallati. No, quindi è semplicemente una questione. Intanto vi ricordo che tutti i contributi, anche quello che non siete riusciti ad assorbire perché la quantità era anche piuttosto ponderosa, saranno consultabili in forma di registrazione nel sito Möbius a partire da fra qualche giorno, insomma, non so, il più presto possibile. Quindi si capisce che, per esempio, erano tutti basiti alla fine dei contributi, perché certe cose vanno digerite, i contenuti vanno sedimentati, no? Quindi non è che ci siano domande da fare, no? Si deve solo capire delle cose, ragionare, eccetera. Comunque non c'era solo la carta carbone, c'erano anche le ciclostil, se ben ricordo. Sono venute dopo? Vabbè, allora si vede che ho 2 anni in meno di te, Mauro. Va bene, allora siamo pronti per la premiazione. Abbiamo 2 premiazioni, abbiamo detto, una è stata fatta a cura del comitato esecutivo del Möbius, nelle persone del direttore. Cosa stai cercando? I premi. Uh-huh. I premi sono lì. Allora, Alessio Petralli, poi Marco Franciolli e il qui presente Antonio Civile. Questo è il comitato esecutivo, loro hanno guardato questi video virali e hanno deciso fra questi 6 finalisti chi premiare. Benissimo. E a consegnare il premio al Möbius Giovani chiamo il vicepresidente della fondazione Möbius, Guido Albisetti. Prego, Guido. Vuoi magari disporre di questo? Fallo venire sul pulpito. Allora, vince il premio Möbius Giovani con la motivazione: riesce a trasporre nel video lo sguardo acuto di Mario Comensoli nella sua realtà contemporanea. Vince Letizia Pesce. Decidiamo le posizioni, vieni davanti al microfono. Va bene. Dopo prego i premiati comunque di aspettare, perché le fotografie le rifacciamo davanti alla grafica del Möbius in quell'angolo. È finito il Möbius là e il microfono qui, e quindi dobbiamo poi rifare la cerimonia. Allora. Benissimo. Vince il Gran Premio Möbius Editoria Mutante, Magister by Cose Belle d'Italia, con la seguente motivazione. È stato scelto per la qualità della presentazione della proposta esperienziale data all'utente. La giuria ha valutato positivamente anche la chiara distinzione dei diversi format utilizzati e l'attenzione al collegamento fra gli elementi virtuali dell'esposizione e le opere e la personalità dell'autore. Molti complimenti. Chiamo Derrick De Kerckhove. Presidente della giuria Derrick De Kerckhove consegna il premio. Se dopo tornate là. Facciamolo comunque qualcuno. Grazie mille.
Grazie. Un regalo che non ho detto, che la comunicazione visiva, tutta la visual identity di Canova, che è il progetto che abbiamo preso ad esempio per presentare, da presentare oggi, è stata fatta da uno svizzero che è anche l'autore del Art Basel, del logo di Art Basel, che si chiama Damian Conrad, è di Losanna, credo. Comunque c'è un pezzettino anche di Svizzera nel nostro Canova. Come ovunque. si deve dire. Grazie mille. Vuoi ricordare ancora di cosa si tratta? Il premio di chi è fatto, lo dici ogni sì, anno. Ecco, grazie che me l'hai ricordato, stavo scordandolo. Questo premio, questo nastro di Möbius, molto molto bello, scusate l'aggettivo scontato, ma è una scultura difficile anche da mettere in opera, di un artista luganese molto conosciuto che si chiama Fernando Bordoni e che ci propone questo premio da tanti tanti anni.